Grazie ad uno strepitoso Mattia Zaccagni, la Lazio di Maurizio Sarri riscatta la sconfitta in settimana nei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan di Stefano Pioli. 3-0 allo Stadio Olimpico nel primo anticipo dedicato al sabato della 25esima giornata di campionato, aspettando il vero e proprio big match allo Stadio Diego Armando Maradona alle ore 18, tra qualche minuto, tra Napoli e Inter, un vero e proprio spareggio scudetto, aspettando l'altro big match domani sera al Gewiss Stadium tra Atalanta e Juventus, vero e proprio spareggio Champions League. La formazione biancoceleste di Maurizio Sarri riscatta la sconfitta in Coppa Italia, il poker subito alla scala del calcio contro il Diavolo, contro il Milan di Stefano Pioli, e ottiene questa terza vittoria nelle ultime quattro gare, il terzo 3-0 in questo arco di tempo, in questo bottino raccolto nelle ultime quattro gare. Dal 3-0 allo Stadio Arechi contro la Salernitana di Stefano Colantuono il 15 gennaio, dopo il 3-0 appena 7 giorni fa allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano, ecco un altro 3-0 contro la formazione felsinia allenata da Sinisa Mihajlovic. Riscatta la sconfitta dello scorso 3 ottobre proprio allo Stadio Dall'Ara, 3-0 per la formazione rossoblu, con anche un successo che proietta, rafforza il sesto posto in classifica per la formazione biancoceleste di Maurizio Sarri, sotto il segno indiscusso di Mattia Zaccagni, l'ex esterno gialloblu, l'ex esterno dell'Hellas Verona, mette a segno il quinto e sesto gol in questo campionato, la prima doppietta con la maglia biancoceleste. Ritrova un gol che mancava dallo scorso 17 ottobre, dal gol messo a segno nel primo anticipo della 17esima giornata contro il Genoa. Un gol importante, una prestazione importante, perché si procura il rigore con il quale Ciro Immobile timbra il cartellino, mette a segno il gol numero 19 in questo campionato, si porta al comando nel duello 1 contro 1 con Dusan Vlahovic, con l'attaccante bianconero che domani sera avrà comunque il compito di timbrare anche lui il cartellino per rispondere presente, per riprendersi la testa in questo momento con Ciro Immobile, che fa 19 in campionato. Quindi davvero un grande duello, affascinante questo duello per la leadership della classifica capocannonieri, per la classifica marcatori. Si procura il rigore che poi verrà trasformato per il fallo di Sumarò, per una sbracciata dell'ex difensore del Grifone, con Piccinini che non esita, calcio di rigore dopo la prima chance per Patrick sugli sviluppi di una corner. Lazio all'undicesimo è già in vantaggio grazie al gol di Ciro Immobile dagli 11 metri, quindi direttamente dalla penalty, quindi un vantaggio arrivato dopo appena 10 minuti. Lazio che comunque controlla la gara, occasione per Dix al 37esimo, però comunque è un primo tempo in cui anche c'è una grande chance per Milinkovic Savic al 18esimo con un tiro deviato in a corner da Skorupski. Altra grande chance per il Bologna al 47esimo sul cross di Casu, c'è l'intervento da parte di Arnautovic con la risposta presente di Strakosha che devia in corner il pallone. Grande chance sprecata da Immobile al 50esimo sull'imbeccata proprio di Mattia Zaccagni, che però non sbaglia al 54esimo sul pallone filtrante di Luis Alberto, quindi assist numero 8 in questa stagione per il centrocampista spagnolo, che ha ritrovato una certa forma in questo periodo, dopo un periodo davvero di appannamento per l'ex centrocampista del Liverpool.
una Mattia Zaccagni che poi riesce a raccogliere anche l'assist di Lazzari, di Manuel Lazzari uscito per infortunio nel finale, apertura di Luis Alberto, Lazzari in mezzo e arriva come per riprendersi comunque anche la scena, una scena mai persa però per Mattia Zaccagni. Palla di Luis Alberto, Lazzari, pallone in mezzo per Mattia Zaccagni per la doppietta personale per l'ex esterno dell'Hellas Verona. Una 3-0 che proietta, che rafforza il sesto posto in classifica per la Lazio di Maurizio Sarri, che vola a più 3 sulla Roma di José Mourinho, a più 6 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano, a meno 1 dall'Atalanta di Giampiero Gasperini. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.